non è tanto quella della faziosità della parte che vuole impone, ma è più che altro rappresentata dal dovere morale che abbiamo di mettere in condizioni il nuovo organo eletto di poter avere un tempo materiale per poter visionare gli atti di bilancio e tutti gli atti connessi allo stesso e poter esprimere un sereno ma contabile rispetto ai documenti che saranno sottoposti alla loro attenzione. Qui io direi innanzitutto ai colleghi che prima insomma ho indicato, senza fare nessun tipo di nome perché credo che le questioni non vengano poste ad persona, ma sono questioni che vanno a salvaguardare la legittimità del Consiglio Comunale, ad allontanarsi pertanto dalla Consiglio e soprattutto inviterei i colleghi dell'opposizione a rifiutare con le cadenze, però parlare così è più difficile. E poi inviterei i colleghi dell'opposizione a ritirare la proposta del caos, ma perché realmente c'è la necessità che il collegio abbia tempo materiale per poter esprimere un sereno giudizio, un sereno parere rispetto al documento contabile che gli verrà assegnato. Se noi eleggiamo il collegio il 25 di giugno, cioè 5 giorni prima dell'approvazione del bilancio, concedendo allo stesso organo giusto 5 giorni che la legge ci consente affinché possa esprimere un parere, è chiaro che sarà un parere pericoloso e magari non consentirà al collegio stesso di avere fino a potenza dei documenti che gli saranno sottoposti. Per cui, convinto del consenso del collega Puccio, del collega di sinistra critica, io direi di ritirare questa proposta di giudizio, di continuare nella lavoro, di allontanare i consiglieri comunali, la cui presenza può rendere illegittimo il consiglio comunale che stiamo svolgendo e procedere alla votazione senza la fiducia. Thank you.
stare poi egregiamente difese da te, un momento e da sconfiggere a capirlo in maniera un po' più casereccia, diciamo. Però dico che il problema esiste, soprattutto se si pensa che poi il rischio di alcune diverse varietà, il rischio è quello che poi qualcuno viene presentato di voi, di altri anni, perché ritiene che questa sia una situazione di conflitto di interesse. Allora, riassumendo per poter essere sintetico sui metodi d'altro, io dico, sulla questione del rinvio, le ragioni sono quelle che sono state dimostrate già nello scorso Consiglio Comunale, cioè quello che stiamo vedendo di corso in altri casi. Per quanto bocciata la sospensiva esiste un metodo, quale siamo tutti molto curiosi, attenzione, molto curiosi, anche per il fatto personale, missioni, il modo in cui c'è stato il dibattito, quindi sono curioso di sapere il dibattito. Se sì, ci si preoccupa. Io incrucio, le ricordo che qui c'è una replica. E poi, la questione riguardante la, diciamo, l'invito, le ragioni che sono state non preciso nel formulare la proposta, perché non si capisce se si possa scrivere o se è sufficiente invitare il consigliere Pugliese a prendere autonomamente una decisione o il consiglio per una questione di autotutela della difesa che va a trovare, ma lo metto, di autotutela chiede a votare a chiunque il consigliere Pugliese sia lontano. Ma questo, come dire, è anche un modo per dire fermiamoci un secondo, ragioniamo, cerchiamo di evitare di fare sempre gli atti alla Ferrara, e cerchiamo di mettere in piedi una tipologia di atto un po' più corretto, formalmente attento. Io direi che la facciamo in modo tale che, insomma, facciamo in modo che sia buona la notizia. Va bene? Grazie. È una bella replica, sono gli sottovalli in ordine di preoccupazione. Presidente, lei prima citava l'articolo 289, comma 5, che dice che i componenti del collegio delle elezioni hanno diritto di i singoli componenti del collegio delle elezioni determinano la direzione collegiale, hanno diritto di eseguire e controlli sui quali che chiaramente rifanno rispetto ai poteri che devono esercitare, quindi se devono controllare una determinata cosa possono eseguire sanzioni su questa determinata cosa, se non devono controllare questa determinata cosa possono eseguire ispezioni su questa determinata cosa. Immaginiamo per esempio il comune in epoca dei contributi per il mantenimento della, diciamo, della mobilità sociale, gli affitti, questi non lo parlo degli affitti sociali. Bene. Il revisore compone la spesa, può controllare se risultano le carte da cui ci stanno nei residui per spendere quei soldi, può andare a casa della gente a fare le decisioni. No, non è. E dopo l'amministrazione ha delle regole per cui fanno le ispezioni